Oggi inauguriamo questa mostra estremamente importante che ricorda con le fotografie dell'epoca, del 1900, del 2 agosto del 1980, quello che proprio è documentata la tragedia di quella strage. Qui vi sono soprattutto i soccorsi, si vedono le distruzioni, ma si vedono i soccorsi, si vedono molte persone della città di Bologna che hanno fatto di tutto per alleviare con i loro soccorsi le pene della gente, di chi si è trovato coinvolto in quella strage. Credo che siano documenti importanti, documenti che al limite ci riportano a memorie recenti come altri attentati, visto che la piaga del terrorismo non è una piaga che è terminata col 1980, ma si è susseguita ancora nel tempo. Credo che queste immagini possano servire anche alle giovani generazioni, oltre che alle vecchie, per ricordare, ma soprattutto per fare in modo che eventi di questo tipo non succedano più. Siamo al 28° anniversario, mancano pochi giorni a quella data. Io chiedo a tutti, se è possibile venire il 2 agosto a Bologna, specialmente la manifestazione che si tiene alla mattina, perché l'essere vicino ai familiari in quel giorno e dando una dimostrazione di esserci vuol anche dire essere presenti con la volontà di arrivare a completa giustizia. Una solidarietà ai familiari delle vittime che dopo 28 anni è molto importante, anche perché da parte dei familiari una cosa abbastanza significativa è che ogni anno i familiari delle vittime che partecipano a queste iniziative si moltiplicano, e credo che anche questo sia un grande segnale da queste famiglie colpite di essere presenti, e con l'essere presenti proprio manifestano in questo la grande volontà di non lasciare che le cose vengano dimenticate.